Ok. Scusa, scusami, no. C'è Giorgia che piange, si è fatta male. Perché mi fa male, non l'appoggi? Ciao a tutti ragazzi, qualche secondo fa è arrivato un super pacco per la Giorgia. Guardate qui. Ora, è una cosa che Giorgia me lo chiedeva veramente da tanti mesi. La mamma non era tanto d'accordo per prenderglielo questo oggetto, ma alla fine io mi sono convinto e gliel'ho comprato. E adesso è arrivato. Siete curiosi di sapere cosa c'è qui dentro? Ora lo faremo vedere a tutti voi. Ma prima chiamiamo Giorgia perché sarà lei ad aprire il pacco. Giorgia, puoi venire per favore? Vieni, vieni, fermati lì. Allora Giorgia, è arrivato un super pacco per te. E quindi i nostri amici sono curiosi di sapere che cos'è. Lo andiamo ad aprire? Guarda, guarda, è innanzitutto enorme, lo vedi? Lo vedo. Ok, vai. Ce la fai? Ok, butta a terra la scatola, non ci interessa. E ora? Ci sei, Giorgia? Sì. C'è un sacchetto. Due. Due? Ok, aspetta, le togliamo via questa. E ora vediamo... Hai visto? No, gira le ruote, gira le ruote. E si illuminano pure, grazie! Ma ora la domanda mia è, ma ci sai andare, Giorgia? Beh, più o meno. L'altra volta c'avevo quelli piccoli, ma ora c'ho questi grandi. Che dici, li vuoi provare? Sì, li voglio provare subito. Ok, allora. Uno. E due. Ci sei, Giorgia? Ok. Sei. Piano. Oddio, è davvero difficile. No, ma ormai sei bravissima, dai, dai che ci sai andare. Ok, ma ora faccio da sola. Sei sicura? Sì. Non ti fare male. Ok, allora io vado a fare un po' di lavoro al computer. Vabbè. Fai la brava. Devo sempre mantenere tutto il corpo un po' in avanti. Ora chiedo al babbo se mi porta al parchetto perché c'è una pista bellissima per skate e tutto. Babbo! Dimmi Giorgio, sei già stancata? No, mi potresti portare al campino? Giorgio, ma sto lavorando al computer, dai! No, per favore! Ma allora, babbo, che me l'hai comprato a fare se poi non mi porti fuori a giocare con i pattini? Scusa! Per favore, mi ci porti fuori! Va bene, Giorgia! Non ti posso mica dire di no con questi occhioni che mi hai fatto! Grazie. Va bene, allora preparati e andiamo, va bene? Andiamo. Vai! Dai, Giorgia, che siamo arrivati! Dove ci mettiamo? Qui o di là? Di là, vedo che non c'è nessuno. Hai una pista gigante, tutta per te, Giorgia. Sì. Ce la fai da sola? Brava. Aia, ne hai rotto già uno? No. Ok, babbone, mi dai una mano a me a andare in pista? Oh, stavi cascando, eh. Dai, vai. Che è in discesa quello. Ci sei? Piano, sì, non esagerare, Giorgia. Non esagerare. Va bene. Ci sei, Giorgia? Vai, ti do una mano, vieni qua. Sì, babbo, ma è inutile che mi tieni. Intanto ci so andare da sola. Sei sicura, Giorgia? Sì, babbo. Ti posso lasciare? Sì. Non ti fare male? Ok. Allora, facciamo così. Io vado di là a telefonare, che ho qualche chiamata di lavoro. Se hai bisogno, mi chiami. Va bene. E stai attenta. Mi sto divertendo un sacco! Sì! Ragazzi, e voi ce l'avete i pattini a casa? Scrivetelo nei commenti. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like! Wow, mi sta divertendo tantissimo! Stavo cadendo! Dora, non ti preoccupare, ci penso io, ti ho detto che ci penso io! Ok? Scusa, scusami un attimo, che c'è, Giorgia? Non ho fatto male! Lo stai facendo apposta? No!
No, ma scusami, ti lascio. Giorgia, aspetta. Giorgia, fammi vedere. Oddio, Giorgia. Mamma mia, aspetta, aspetta. Ma aiuto, avevo detto di stare attenta, Giorgia. Guarda qui, Giorgia, fammi vedere. Aspetta, un attimo, Giorgia, guarda. Vediamo. Ma tutti i pantaloni rotti, il sangue. No, Giorgia. Dai, mettiti un po' più su, mettiti un po' più su. Ma io ti avevo detto di stare attenta, Giorgia. Ti avevo detto anche di prendere le protezioni. Guarda, sangue a terra. Pensavo che non mi serviva. No, invece mi servivano. Meno male che non hai sbattuto la testa, perché ci voleva anche il casco. E ora che si fa? E ora che si fa? Ora bisogna andare all'ospedale, Giorgia, lo sai? No, l'ospedale è brutto. Lo so, però la pieghi la gamba, fammi vedere se la pieghi. La pieghi? Poco, un po'. Hai visto? Allora facciamo una cosa, Giorgia, chiamiamo la mamma, perché io non so cosa fare. Anzi, la mamma non sa neanche che ti ho comprato i pattini, ora che lo sa, sarebbe anche con me. Vieni questo così, che andiamo in macchina, per favore. Appunto, ti fa male, sì? Oh, così. Andiamo, su. Andiamo. Ti avevo detto di prendere protezione. Tieni la ferita per bene, se no esci sangue. Dai. Guarda, mettiti qui. Tampone la ferita, tampone la ferita. Basta piangere, Giorgia. Te la sei cercata, Giorgia, abbi pazienza. Lo so che ti fa male, ma dammi tempo di chiamare la mamma, perché non so se portarti all'ospedale. Ci credo. Pronto? Cinzia, mi senti? Sì, ciao. Ciao, Cinzia. Siamo al parco. Ah, al parco. E c'è Giorgia che piange, si è fatta male. No, come? Allora ti spiego. Aspetta un attimo, Giorgia, fammi parlare con la mamma. Ti ricordi che lei voleva i pattini? E tu non volevi? Sì, me lo ricordo. Siccome ero così insistente, alla fine gliel'ho comprato per fargli un regalo. Niente a me? Cinzia, vabbè, la volevo far contenta. Comunque, poi. Ma io poi lo sapevo, che andava a finire, che si faceva male. Come sta la Giorgia? Niente, era al parco che girava lì alla pista di pattinaggio. È cascata e si è rotto tutti i ginocchi o con tutti i pantaloni. Piccino, amore mio, ma che si deve fare? Ma perché gliele comprate queste? Cinzia, ormai gliele ho comprate, non so cosa dirti. Comunque, c'hai il ginocchio tutto gonfio, pieno di sangue. La devo portare all'ospedale? No, facciamo così. Prima la voglio vedere anch'io. Io sto uscendo dal lavoro e sto andando a casa. Ok. Andiamo a casa e ci vediamo lì. Ok. Va bene. Dai, Giorgio, allora andiamo a casa. Vai, ci vediamo a casa, arrivo, ciao. Veloci, Sì, ciao. Ok, siamo arrivati. Oh, finalmente siete arrivati, 10 minuti, io vi aspetto. Amore, come faccio? Ci fa male, piange da vedere. Persona. Fammi vedere. Oh, mammina. Okay. Mettila sul divano. Vai. Lo so che ti fa male, Giorgio, se ci stai più attenta a questo caso non succedeva. Anzi, se ti portavo le protezioni era ancora meglio. Fammi vedere, allora. E ora che si fa, Cinzia? Ora via, fammi vedere se si riesce a pulire. No, mi brucia! Salvo, vai, guarda, a prendere l'acqua ossigenata, il cotone, le garze e anche un paio di forvicine, per favore. Vai, vado. Tieni, ho preso tutto. E ora come fai? Se ti brucia. E ora come faccio? Bene, mi devo tagliare il pantalone. Guarda qua. Lo so, amore, lo so che fa malissimo. Vediamo se non la taglio io con le forbici. Ai ai ai, fa male. Sì, il sacco. Pantalone tagliato, ora lo scendo così. Vediamo di disinfettare un po'. Ora brucia un pochino, Ah, no, dai, su. Mi brucia tanto. Quanto sangue, mamma mia. Teniamo qui già. Ora non riesco a piegarla. Allora, ferma, aspetta, si continua a pulire. Io non capisco come ogni volta che viene con me a giocare fuori questa bambina si faccia sempre male. È una cosa incredibile. Non solo, lei tieni? Grazie. Lei si fa male e poi la mamma se la prende con me. Giorgina, la prossima volta prendi tutte le protezioni. Capito? Perché non va bene che vai in giro senza protezioni. Cosa pensi di essere, una pattinatrice professionista? Sì. Vediamo se ora si finisce all'ospedale un'altra volta, Aspettiamo una mezz'oretta, vediamo come stai. E se non mamma, migliori si va all'ospedale. Prova a metterti in piedi. Non ce la va. Vai, prova a metterti in piedi. Vedi se ce la fai a camminare. Bene, amore, piano piano,
lo zoppo perché mi fa male. Non l'appoggi? Prova a appoggiare il piedino. Mi fa male. No amore, allora rimettiti seduta, vai. Aspettiamo ancora un po' e vediamo. Anche oggi ragazzi abbiamo terminato un altro video. Purtroppo è andata a finire in tragedia. Avete visto Giorgia senza le protezioni, si è fatta male. Io pensavo di aver fatto una cosa bella comprandogli dei pattini nuovi e invece è andata a finire malissimo. Giorgia, vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Sì, mi raccomando ragazzi, quando non sapete andare su qualcosa, tipo sullo skate, sui patino, sul monopatino, mettetevi sempre le protezioni, perché se no va a finire come è finita a me. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. E noi come sempre vi salutiamo con un grande wow! Giorgia, come va? Mi va male. Lo sapevo, andiamo all'ospedale, vai!